Xiang Lan è il nome cinese della vaniglia, che invece in latino si chiama Vanilla planifolia, ed è un'orchidea originaria del Messico. Quest'orchidea può raggiungere anche i 30 metri di altezza. Oggi esistono altre specie di vaniglia, la Vanilla tahitiensis e la Vanilla pompona. Della vaniglia si utilizzano i frutti verdi, che sono delle specie di lunghi fagiolini che vengono raccolti ancora acerbi e che non posseggono, quando sono acerbi, aroma. I frutti sono sottoposti a una lavorazione lunga, che dura qualche mese, che prevede una prima fase di fermentazione e una successiva di essiccazione. Alla fine, quello che si ha sono appunto i baccelli di vaniglia che hanno un colore scuro e l'inconfondibile aroma. Per avere un chilo di baccelli di vaniglia occorrono circa 7 kg di baccelli verdi. E poi per utilizzare il baccello di vaniglia basta farlo bollire nel liquido che si desidera aromatizzare. Dal punto di vista della tradizione medica cinese, la vaniglia, Xianglan, a natura tiepida, sapore dolce, si indirizza a milza, pancreas e stomaco, dunque il viscere e l'organo di quello che in Cina si chiama Zhongzhao, e cioè il riscaldatore medio. La vaniglia dunque stimola Zhongzhao, il riscaldatore medio, lo rilassa e in questa maniera favorisce potentemente il processo digestivo, oltre che essere uno straordinario aromatizzante. Le indicazioni sono dunque indicazioni che riguardano l'apparato digerente, con inappetenza, dispepsia, gastralgia con senso di blocco allo stomaco. Dal punto di vista biomedico, si è visto che la vaniglia ha proprietà stimolanti, antisettiche e alcuni dicono anche afrodisiache. Apporta 100 calorie ogni 100 grammi.